Decomposti e decomposte, bentornati su Zombie Wine, l'unico canale che se non lo segui morde. Decomposti e decomposti, buonasera, non siamo la sagra della porchetta di Ariccia, ma siamo a Vinofro. Questa manifestazione che è un po' il cuore pulsante del mainstream del vino centro italiano, e abbiamo il piacere di farvela vedere e di raccontarvela come solamente noi e il nostro panzume e lordume sappiamo fare. Io vado felicemente a curiosare. Allora, come vi ho detto poc'anzi, non siamo né alla sagra della porchetta di Ariccia. Siamo a Vinoforum, che da qualche anno si è spostato qui a Flaminio, al laghetto di Del Flaminio. Come funziona Vinoforum? Funziona che tu pigli il tuo bicchiere, hai un carnet di assaggi, ti avvicini a quello che vuoi assaggiare e te lo assaggi. Questo sembrerà una cosa ovvia, ma non lo è. Quindi andiamo ad assaggiare qualcosa insieme e vediamo che succede. Zombie, ma tu, tra Roma Caffè Festival, Toilette, The Night Dinner, Mix and Spirit Hospitality, Top Testing Area, cosa VIP preferisco? Lounge, dove vai? Naturalmente vado a... La prima cosa che vi faccio vedere è stand numero 35, VIP Lounge. Prima che arriva la gente ce lo leviamo subito da davanti, ve lo faccio vedere vuoto e bello, così almeno... Allora, VIP Lounge sarebbe il luogo dell'eleganza, dello champagne, della bellezza, quindi nulla è più sbagliato di me qui dentro. Ecco perché ci sono venuto, che non c'è ancora nessuno. Vi faccio vedere cosa c'è in degustazione nella VIP Lounge. Come tutti gli anni c'è il Corner Champagne, Dom Perignon, Moët, Krug, Veuve Clicquot e Ruinart. Le grandi Moison di Francia sono più o meno rappresentate, non dico tutte, ma per la maggior parte sì. Una delicata delicata. Diciamo che è sentito anche le persone o accompagnano loro. Allora, altra bella novità di quest'anno è l'oleoteca, perché tanto è importante il vino quanto è importante l'olio, prodotto agricolo per eccellenza del bacino mediterraneo e basta. Cri. Buonasera. 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 Ed ecco a voi la selezione che hanno fatto. E andiamo ad assaggiare un po' di olio. Benissimo, innanzitutto benvenuti, buonasera. Noi siamo la scuola dell'olio e diffondiamo fondamentalmente la cultura dell'olio extravergine d'oliva. Vi faccio assaggiare. Ovviamente queste sono solo alcune di tutte le etichette che abbiamo, quindi andiamo un po' a turnazione, perché sarebbe anche difficile farle assaggiare tutte. Esatto, come sta facendo, e la prima cosa è sente profumo, sente puzza, le piace, perché a prescindere poi da quello che si sente, la cosa importante è che loro sono buoni, che deve piacere. Domanda, qualcuno dei produttori che voi avete coltiva il regime biodinamico? Scalda sempre un pochino, vai solo al naso con questo. Solo a naso? E adesso io dura. Questa è una misura di mercato che costa 2,99 euro. Bellissimo. Bravi. Buona serata. Spero siete stati soddisfatti, sì, e portatevi un buon ricordo. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi. Naturalmente può capitare che ti viene una certa arsura, che te sei mangiato il baccalà infornato de nonna,
Vinoforum non è solo vino, ma è anche Ferrerelle, le acque della salute. Quella è un'altra, eh. Buonasera. Buonasera. Qui abbiamo il nostro acqua bar, perché è importante stare idratati. Se vuole le regalo una bottiglia di Ferrerelle, okay. Se partecipa al gioco. La pesca dell'acqua. Non farla cadere. Non tutti i tappi sono a quello così. Da sopra non si da sopra, esatto. Ela, e la zombie, grande zombie. Però se volessimo un bicchiere di champagne, se volessimo un bicchiere di champagne o un nigiri, mezzo nigiri, insomma, fate voi, ognuno ai nigiri che si merita, nello champagne bar vi potete bere, vi prendete un bicchiere di champagne, vi assettate e ve lo bevete. 3-4 mila euro ci vogliono, dipende quanto. Ha massaggiato l'odio, ha massaggiato l'acqua, abbiamo visto dove stanno i cessi, mo almeno un bicchiere di vino faccelo fare. Un forno, una scheda che si chiama scatola forno, e soprattutto un altro scatto molto ovviamente preparato. È molto semplice. Quindi il customer journey, il viaggio che un cliente fa, attenzioni che il personale di sala o del dietro al banco ha nei confronti del cliente. Tutto regala un'esperienza che fidelizza il nostro cliente. Vermouth. Che cos'è un vermouth? Un vermouth? No. Qualcuno sa che cos'è un vermouth? Un vermouth è un vino per disciplinare, aromatizzato, dolcificato e fortificato. Questa è proprio la definizione tecnica. Composto per almeno il 75% di vino bianco. Siamo a... conoscerete tra mille subito, nell'immediato, dal suo outfit e dalla faccia da zombie. Com'è stata la cosa sul caffè? Molto interessante, anche perché si parlava di social e comunicazione, di concetti che devono uscire dal di fuori delle nicchie. Decomposti e decomposte, buonasera e bentornati su Zombie Wine. Vi faccio vedere un back food di uno stand. Questo è lo stand che ospita due miei amici. Uno è lui. Sei su scherzi a parte. E un altro è lui. Se hai finito, se ti rivesti, vieni qua. Federico Artico. È bello, è giovane, fa bei vini, ma soprattutto finalmente ha una cantina. Mutande nuove e cantina nuova. No, le mutande no, no, perché ho speso tutto per la cantina, quindi e continuo a spendere per la cantina. Ho visto i suoi vini evolversi da quando all'annata 1 praticamente, e sono sempre stati molto a fuoco, molto netti, molto puliti, ma anche molto discorsivi. Praticamente lui non dice che fa biodinamica, però fa qualcosa di simile. Non si è capito come lo fa, ma lo fa. Sì, no, ti ho fatto Sangiovese, Sangiovese 100%. Raccontami qualcosa di questo Sangiovese. 12 mesi di barrique, 6 mesi di bottiglia, rese abbastanza, siamo sui 80 quintali ettaro. Ne va via. Il fritto, come diceva mia nonna, attira sempre, anche una ciabatta fritta è buona. Zombie è la sua orda.
sia un 89, no, sia un 90, sia un 92 e un 98. Ciao! Questi tre vini. Bevi qualcosa? Se ti piacciono i miei video, attiva la campanella e iscriviti al canale YouTube di Zombie Wine.